Abbiamo sottolineato in questi corsi che teniamo ormai da parecchi anni la situazione critica in cui viene a trovarsi la psicologia, la psicopatologia, la psicoterapia e in genere tutte quelle scienze che fanno riferimento alla conoscenza psicologica. E abbiamo sottolineato come questa crisi sia molto più ampia di quanto comunemente non si creda, nel senso che investe proprio i fondamenti epistemologici di questa disciplina. Abbiamo detto come, abbiamo visto come mentre le scienze naturali hanno dei fondamenti ben chiari e ben definiti dal punto di vista logico, dal punto di vista sperimentale, perché fondano le loro conoscenze in definitiva sulle metodologie delle matematiche, nel caso della psicologia, noi riteniamo che queste metodologie naturalistiche non siano ciò che caratterizza l'essenza di questa disciplina, di queste discipline, che sono appunto le discipline psicologiche, incluse la psicopatologia e la psicoterapia, e che non colgano quello che è il fondamento caratterizzante della queste discipline, e che queste discipline debbano invece riconoscere come loro fondamento logico il principio del dialettismo. D'altra parte, il principio della dialettica è a sua volta controverso, e controverso sin dalle sue origini, che risalgono alla filosofia greca e poi hanno avuto ulteriori sviluppi nella età del medievale, nell'età moderna, e che questa, pertanto questo chiarimento che riguarda il principio della dialettica sia fondamentale, sia essenziale per poter arrivare ad una fondazione scientifica delle discipline psicologiche. La dialettica ultimamente, così come viene intesa abitualmente, ha come suo riferimento soprattutto la dottrina hegeliana, ma noi sappiamo che questa dottrina hegeliana è stata sottoposta a critica, più ad una critica più o meno radicale, prima da parte del marxismo, ma poi successivamente questa critica si è sviluppata in maniera esaustiva nell'ambito dell'attualismo dialettico, attraverso l'opera fondamentale del Gentile, la riforma della dialettica hegeliana. E quindi noi riteniamo che attualmente non sia possibile parlare di dialettica se non si fa prima riferimento a questa riforma della dialettica hegeliana in senso attualistico. Una posizione significativa abbiamo visto che nell'ambito di queste dottrine che aspirano a dare una visione umanistica, personologica, all'esperienza psichica, e quindi vogliono conferire anche un'impostazione propriamente personologica anche alla psicoterapia, abbiamo visto molti esponenti della dottrina psicoanalitica. Questo è spiegabile perché in psicoanalisi, sappiamo, ci troviamo di fronte ad una impostazione che dà una larga importanza al dialogo interpersonale. Questo dialogo, sappiamo, è stato interpretato da Freud prevalentemente in termini meccanicistici, ma nell'ambito della psicoanalisi sono sviluppati anche orientamenti teorici di carattere clinico che hanno voluto dare importanza al rapporto interpersonale inteso dal punto di vista dialogico. E allora sul piano dialogico queste discipline, queste correnti che sono nate nell'ambito della psicoanalisi hanno fatto ricorso perciò ad una concettualizzazione che può essere prevalentemente o di tipo fenomenologico o di tipo dialettico in senso hegeliano o in senso marxista, ma in senso
diciamo, sociologico. Ecco, però sono discipline che sono dottrine che non arrivano a cogliere l'intrinseco significato dialettico dell'esperienza psichica e personologica. E quindi tra questi autori abbiamo trovato particolarmente significativa la posizione di Erich Fromm, il quale appunto sviluppando la propria riflessione critica sulla dottrina freudiana, mette in luce i limiti naturalistici, i limiti di tipo fisicalistico dell'impostazione teorica del freudismo, e aspira a trovare una soluzione umanistica, però troviamo anche che in questa soluzione umanistica si imbatte nei limiti tipici appunto delle fenomenologie di tipo intuizionistico e delle dialettiche che hanno carattere sociologistico naturalistico e che quindi non possono arrivare a risolvere i problemi tipici dell'io come personalità interiore. Ora vediamo quindi questa concezione della psicoanalisi sociologica che ci presenta, ci propone Erich Fromm, il quale, come sappiamo, fa appello appunto all'autonomia dei sentimenti, cioè la base dei sentimenti non è semplicemente rappresentata da una forza energetica, biologica, come può essere la libido, ma i sentimenti hanno una loro autonomia. Quindi da questo punto di vista vediamo che il richiamo è alla psicoterapia, alla psicologia fenomenologica. E dall'altro lato, dato che questi sentimenti si sviluppano sul piano sociale nel rapporto con l'altro, nasce l'esigenza di dare anche una spiegazione ed una teorizzazione a questo sviluppo del rapporto sociale, del rapporto interpersonale, eccetera. E in questo caso è inevitabile il confronto con il metodo dialettico. Ora vediamo come appunto in questa dottrina di Fromm viene ad essere preso in considerazione sia il problema dei sentimenti nella loro autonomia e sia la problematica logica che dovrebbe dare un supporto razionale a questi sentimenti, e che è il metodo dialettico. Ci riferiamo qui al testo La crisi della psicoanalisi di Fromm, che è un testo del 1970, in cui viene descritto il problema del futuro della psicoanalisi, visto che già a quel tempo, secondo Fromm, la psicoanalisi aveva iniziato una parabola discendente, era in una fase di crisi. Vediamo che negli anni 60 c'era stato un iniziale boom di questa pratica, al punto che era diventato di moda, secondo, come sostiene Fromm, avere uno psicoanalista, anche perché secondo l'autore lo psicoanalista era la figura sostitutiva di altre autorità che erano venute meno rispetto all'inizio del XX secolo. Infatti lo psicoanalista era un po' il sostituto della figura del prete, del sacerdote, o comunque dell'autorità politica, dell'insegnante e del pedagogo, quindi era una sorta di persona a cui rivolgersi per affrontare qualunque tipo di problema personale, familiare, sociale, come se avesse dentro di sé una verità assoluta da trasmettere. C'è stata questa fase di idealizzazione dello psicoanalista, e secondo Fromm questa fase è stata anche associata alla tendenza dell'analista stesso a non scavare troppo nei problemi del paziente. L'analista stesso viveva nella società borghese, consumistica, carica di ipocrisie, che tendeva, come tende tuttora, a usare, consumare persone come fossero cose.
Secondo Fromm, un'analisi approfondita avrebbe dovuto riguardare anche questi problemi di fondo, cioè il vivere in una società che non mette l'uomo al centro, ma mette logiche di mercato, tende a utilizzare le persone come ingranaggi di un sistema, come delle pedine. Ma questo andare oltre i problemi contingenti avrebbe comportato problema, ulteriori problemi, fatiche di comprensione. Quindi, secondo Fromm, c'è stata una sottile collusione tra la maggior parte degli analisti e dei pazienti, per cui le psicoterapie andavano avanti, il paziente si sentiva un po' meglio senza aver affrontato tutti i problemi più profondi riguardanti se stesso ma anche la società in cui vive, e si andava avanti anche per anni con questo apparente equilibrio, sintonia, per cui c'è un moderato miglioramento dei sintomi cosiddetti nevrotici, ansia, insicurezza, fobie, stati depressivi reattivi degli eventi esterni, e quindi la situazione procedeva in modo armonico. L'analista aveva una posizione riconosciuta anche dalle società scientifiche, aveva un costo di sedute abbastanza elevato che giustificava la professionalità dell'analista stesso, e quindi la situazione era stabile e soddisfacente sia da parte dell'analista che dei pazienti. Il problema è nato anche a partire probabilmente dagli anni 70, fine anni 60, con la nascita di altre forme di psicoterapie più brevi, più direttive, meno costose, che quindi facevano concorrenza alla psicoanalisi. Dato che la psicoanalisi stessa era diventata un fenomeno consumistico che non andava ad analizzare il problema dell'individuo in rapporto a una società che usa e consuma le persone, la psicoanalisi stessa come fenomeno consumistico era entrata in crisi, perché c'erano altre psicoterapie che erano più brevi, costavano meno e quindi attraevano di più le persone. E queste terapie brevi sono caratteristicamente terapie in cui l'analista dà dei consigli diretti al paziente, gli dice come fare in poche azioni a risolvere i problemi emergenti, dà anche un supporto affettivo maggiore, diventa come un confidente, un amico, e quindi il paziente può essere anche un po' più attratto da questa figura che va oltre i rigidi schemi dell'analista. Da qui Fromm cerca di individuare i problemi della psicoanalisi del suo tempo, e cercando anche di rivalutare e riscoprire i capisaldi della psicoanalisi stessa. Fromm valorizza soprattutto nel contributo di Freud la scoperta dell'inconscio, che è una rivoluzione che paragona quella di Copernico a quella di Darwin, perché l'uomo con il contributo di questi autori si è reso conto di non essere al centro dell'universo, di non essere al centro della creazione, e con Freud si rende conto di non essere neanche padrone in casa propria, ovvero non è padrone della propria coscienza, non è padrone della propria coscienza razionale, della propria ragione. E infatti, secondo Fromm, la psicoanalisi freudiana si sarebbe proposta come scienza dell'irrazionalità. Vediamo che questo è presente in parte in Freud, perché da una parte mette in luce tutto ciò che è caotico, irrazionale nell'inconscio, nella sfera pulsionale, dall'altro però Freud aveva l'esigenza di fondare una scienza naturale con la psicoanalisi, quindi alla fine cercava di dare una giustificazione razionalistica, individuando alla base di tutto una pulsione energetica e delle cariche che sarebbero da distribuire all'interno dei vari strati della psiche, per cui non è una scienza di razionalità, ma doveva poi ritrovare un'impronta teoretica per ricondurre la psicoanalisi stessa a una scienza naturale. Però c'era l'intenzionalità di andare oltre i rigidi schemi della filosofia e delle scienze tradizionali, andando a scoprire questo inconscio come una nuova entità da esplorare.
Un altro contributo importante alla psicanalisi è stata quella della liberazione di temi considerati tabù nella società borghese del XIX secolo, dell'inizio Novecento, come il tema della sessualità, che sono stati esplicitati considerati come dei fattori scatenanti alcuni disturbi psichiatrici anche gravi. Pur con residui pregiudizi e contraddizioni, infatti Freud aveva un atteggiamento piuttosto maschilista, basti pensare al termine isteria utilizzato per descrivere comportamenti che sarebbero presenti più delle donne, che sarebbero associati a movimenti dell'utero. Diciamo che c'è una curiosità sempre crescente verso i temi della sessualità che viene demitizzata e non più censurata. Però d'altra parte c'era ancora un retaggio culturale che relegava la donna a un ruolo passivo. Comunque, un altro merito della psicoanalisi è stato quello dell'avere suscitato interesse da parte di filosofi contemporanei a Fromm. Ad esempio viene citata la figura di Sartre, che è un esistenzialista che ha riconosciuto l'importanza della psicoanalisi a lui contemporanea, e la figura di Marcuse, con cui c'è comunque stata una intensa polemica. Fromm polemizza con Marcuse perché quest'ultimo ha criticato la psicoanalisi pur non avendone avuto un'esperienza diretta a livello formativo. Marcuse ha criticato alcuni concetti come quello del principio del piacere, il concetto di repressione e il concetto di nevrosi, che secondo Marcuse sarebbero dovuti a una società malata, non a un disturbo intrinseco al soggetto. E quindi se la società è iniqua, secondo Marcuse l'individuo diventa nevrotico, mentre Freud sosteneva il contrario. C'è stata comunque una polemica che ha avuto la sua vivacità, e questo è stato un elemento comunque positivo, perché la psicoanalisi si è diffusa anche al mondo della filosofia. Vediamo che con gli anni 40 c'è un'evoluzione nella psicoanalisi riconosciuta da Fromm, che è quella del passaggio dalla psicoanalisi dell'esse, delle pulsioni istintuali, che è quella freudiana originale, alla psicologia dell'io. E Fromm individua la nascita della psicologia dell'io col contributo di Heinz Hartmann, che ha scritto nel 1939 Psicologia dell'io e problemi dell'adattamento. Da un lato Fromm riconosce l'evoluzione positiva di questa psicoanalisi, che non parla più unicamente di pulsioni, di istinti e di irrazionalità. Infatti Hartmann allude a una sfera dell'io che sia libera da conflitti, quindi ha una quota di autonomia dell'io, della mia personalità, che si mette in relazione al problema dell'istintualità stessa, mentre secondo la teoria originaria freudiana l'io non era altro che un risultato passivo di pulsioni che si erano più o meno organizzate per costruire una sorta di adattamento al mondo esterno. Da un lato quindi ci si avvia verso una teoria umanistica e non meccanicistica, perché Freud non riconosceva una vera autonomia dell'io, anche se aspirava a questo obiettivo. Dall'altro però Fromm critica la psicologia dell'io perché l'io sarebbe considerato un'entità razionale, processo di una intellettualizzazione. Quindi c'era il tentativo di costruire un nesso di continuità tra l'ess a livello prelogico e l'io, che sarebbe una struttura logica. Manca una vera dialettica tra il razionale e l'irrazionale, e si perde quindi lo spirito della psicoanalisi delle origini, che si fondava proprio su questa spinta delle pulsioni irrazionali e su questo io che avrebbe avuto il ruolo di dare un senso, una logica a queste spinte prive di un senso intrinseco. Quindi vediamo che più in senso lato, a livello sociologico,
la psicologia dell'io ha poi identificato la ragione, l'io stesso, con il senso comune della società borghese, e quindi si è avuta la tendenza a giustificare i comportamenti umani sulla base di fattori sociali e ambientali. L'io era un principio di razionalità dell'individuo e le nevrosi nascevano da lievi squilibri dell'adattamento tra l'io e l'ambiente. Quindi si dà una grande importanza all'adattamento del soggetto alla società in cui vive. Però Fromm osserva: se la società è intrisa di ipocrisia e di alienazione, poiché riduce l'uomo a un ingranaggio, a una macchina, a una merce di consumo, allora questo adattamento è un valore oppure è un problema? Perché essere troppo adattati a una società malata non è del tutto sano. Quindi Fromm pone progressivamente al centro la società come elemento per giudicare il valore della psicoterapia, della psicoanalisi, e vede anche la personalità in funzione della società, nel senso che considera al centro del pensiero di Fromm c'è sempre una personalità con un'autonomia, ma che dovrebbe destarsi da questo processo di alienazione, di progressiva disumanizzazione dell'individuo che tende ad assumere, se non consapevole, un ruolo di cosa, di merce, di scambio, di ingranaggio di un sistema, e quindi si disumanizza. Il compito dell'essere umano dovrebbe essere quello di risvegliarsi da questo e arrivare alla vera consapevolezza, che assomiglia un po' all'illuminazione del mistico o alla rivelazione che riesce ad avere il monaco buddista, quando con la meditazione si rende conto di essere arrivato a una nuova acquisizione attiva. Quindi secondo Fromm la psicoanalisi dovrebbe favorire questa consapevolezza attiva, un risveglio nella coscienza individuale, e da qui fornire le basi per una ristrutturazione della società. Nella società contemporanea cosa possiamo dire? Che la psicoanalisi adesso ha due vie davanti a sé. Una è quella di proseguire in questo tentativo di giustificare la società contemporanea e andare oltre sempre questo processo di razionalizzazione fino a arrivare all'automatizzazione dell'essere umano. Al giorno d'oggi c'è la tendenza a ricollocare le varie alterazioni individuate dagli psicoanalisti a delle aree del cervello attraverso la neuropsicoanalisi, quindi l'equiparazione di sintomi individuati dallo psicoanalista, quindi sintomi dissociativi, sintomi fobici, ossessivi, a delle aree del cervello. In questo modo avremmo magari la possibilità di un intervento diretto su questi sintomi, ma abbiamo al tempo stesso anche un'alienazione assoluta dell'essere umano, che non è più persona ma è scomposto nelle varie aree cerebrali, quindi sarebbe una contraddizione con lo spirito originario della psicoanalisi. L'altra via che si può percorrere è quella del riconoscimento invece dell'io come soggetto, come entità autonoma e non come cosa, come oggetto, e quindi partire proprio da questa dialettica che è implicita nel pensiero di Freud, anche se lui non l'ha sviluppato, e che individua nella dialettica tra soggetto e oggetto proprio la sorgente della vita psichica stessa. Siamo adesso in questa sommaria esposizione della dottrina di Fromm un'esemplificazione di quelle che sono le condizioni in cui si viene a trovare la psicologia umanistica dell'età contemporanea in rapporto all'esigenza di arrivare ad un'autenticazione dell'essere psichico come soggetto, come personalità soprattutto, e la
necessità quindi di trovare un metodo che sia in grado di interpretare questa problematica della personalità nella sua autenticità, e la tendenza della cultura contemporanea a voler tradurre tutto ciò che si ritiene degno di interesse scientifico, da un lato in termini di naturalismo e di scientismo fisicalistico, chimistico, eccetera, e dall'altro lato in assenza di una riconosciuta possibilità di operare questo riduzionismo, nella cultura contemporanea noi troviamo la tendenza a voler fare ricorso a metodologie intuizionistiche e a metodologie di carattere trascendente che vanno al di là di quello che è lo scientismo tipico delle conoscenze naturali, e quindi la tendenza a voler trascendere quello che è il metodo scientifico ufficialmente riconosciuto nell'ambito della cultura contemporanea. Quindi la difficoltà attualmente è quella di trovare una soluzione che consenta di conciliare la nostra esigenza di una concettualizzazione coerente, scientifica, che conferisca una impostazione razionale e autentica a quella che è la figura della personalità umana, e nello stesso tempo di riconoscere l'autenticità di questa personalità. Noi riteniamo che per riconoscere l'autenticità di questa personalità, senza negare la sua fondazione razionale, sia appunto l'adozione di una metodologia dialettica, che però deve autenticare il proprio dialettismo, che non sia una dialettica a sua volta di carattere ontologico-metafisico, come può essere quella hegeliana, come può essere quella marxista, ma che sia una dialettica che faccia costantemente riferimento al tema dell'interiorità, all'esperienza interiore, e che abbia un carattere, perciò, un carattere eminentemente attualistico. Quindi sotto questa prospettiva noi riteniamo che attualmente nella corrente cultura psicologica contemporanea non esista una teoria della personalità adeguata e coerente e adeguata ai compiti soprattutto di un trattamento psicoterapeutico, e che per poter riportare la psicoterapia ad una dimensione che sia coerente, che sia autentica e che sia corrispondente alle esigenze anche pratiche del trattamento, sia necessario adottare una prospettiva attualistica. Sì, non c'è tanto. Abbiamo spesso sottolineato che nella psicanalisi esiste questa contraddizione tra la teoria e la pratica, perché la teoria riduce tutto agli istinti, quindi un carattere biologizzante, riduzionistico, mentre invece la prassi terapeutica, ecco che l'analista non può non riconoscere l'io, la personalità, i suoi conflitti, no? Quindi questo è stato una posizione fondamentale nella storia anche della psicologia. Sì, perciò noi riteniamo che la nostra sia una posizione innovativa, anzi una posizione rivoluzionaria, perché propone un'impostazione metodologica che non si riduce né agli schemi naturalistici né agli schemi della trascendenza. E quindi nella tavola epistemologica universale noi abbiamo l'illustrazione esemplare della nostra posizione, che è una posizione che mette in luce la contraddizione originaria dell'interiorità umana, dell'io, del soggetto, in quanto contrapposizione di soggetto e di oggetto, e sviluppo storico di questa contraddizione che porta alla formazione concreta della personalità, ad una formazione storica della personalità.